Buonasera, ore 21, bentornati a questo appuntamento del lunedì con Replay. È sempre più crisi in casa Pescara dopo il quarto KO consecutivo. Clima pesante in città, cresce il malumore anche nella tifoseria organizzata. Stasera è apparso uno striscione nei pressi dello stadio Adriatico. Si legge: avete distrutto la pescaresità fuori da questa città. Ricordo che, ecco, inquadrato lo striscione apparso nell'ultima ora. Ieri la società ha rinnovato la fiducia al tecnico Oddo dopo la riunione che si è svolta al Poggio. Una squadra che sembra avere l'encefalogramma piatto. Cosa è successo? Cosa potrà succedere dopo quanto è avvenuto nelle ultime quattro partite? Critiche all'allenatore Oddo, critiche alla società per aver allestito questa squadra nell'ultimo mercato, criticati i giocatori per le prestazioni incolori offerte nelle ultime gare. Analizzeremo ovviamente questo momento con tanti amici in piattaforma, in studio. Intanto vado a salutare Andrea Costantini. Questa sera posticipi, Andrea. Ciao Enrico, buonasera. Sì, posticipi in Serie A, in Serie C. In Serie A botta e risposta a San Siro tra Milan e Roma, 1-1 il parziale. A Ibrahimovic ha risposto Dzeko, tutto questo appunto nei primi 14 minuti di gioco. È appena iniziata al San Nicola Bari Catania, girone C di Serie C, 0-0 il parziale in questo caso. Dall'esterno c'è la sensazione che non funzioni nulla in questa squadra. Siamo soltanto all'inizio del campionato. Mercoledì si torna in campo a Parma alle ore 18 per il terzo turno di Coppa Italia ed il prossimo impegno è in programma lunedì sera alle ore 21 sul campo delle Lecce. Allora vado a salutare subito in piattaforma i primi ospiti e vedo subito collegati in ordine Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Totò De Buonasera. Bernardis, buonasera Totò. Al suo Buonasera, fianco il nostro Paolo Renzetti, buonasera Paolo. Poi vedo collegati anche Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. E un buonasera. 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 bel rivisto anche a Paolo Sinibaldi. Buonasera Paolo, anche a te. Ciao Enrico, Ovviamente ciao. effettueremo dei collegamenti nel corso di questa trasmissione, sono tanti gli argomenti da trattare. Andrea, parliamo subito delle ultime novità della giornata. Il difensore Drudi, che si è Sì. infortunato nell'ultima partita, è stato sottoposto a degli esami. Ancora no, perché il giocatore sarà sottoposto a questi esami strumentali soltanto nelle prossime ore. Mercoledì si dovrebbe conoscere l'esatta diagnosi circa l'infortunio occorso nel corso del primo tempo di Pescara Frosinone a Mirko Drudi, scontro di gioco con l'ex compagno di squadra Grigoris Kastanos, sollecitazione eccessiva del ginocchio sinistro e una distorsione. Bisogna capire quanto sono interessati i legamenti, si sospetta uno stiramento ai legamenti e questo lo terrebbe fuori per circa un mese. Se dovessero esserci danni superiori, speriamo di no, l'entità del danno lo costringerebbe a stare fuori per diversi mesi. Quindi mercoledì appuntamento per sapere la diagnosi. Intanto il nostro regista Maurizio Dagui ci ha riproposto subito le immagini dell'infortunio, dello scontro in campo per Mirko Drudi, al quale ovviamente facciamo gli auguri di pronta guarigione. Intanto è tornato disponibile Bellanova, è tornato negativo e quindi sarà a disposizione del tecnico Oddo. Tra qualche istante, dopo aver sentito i primi commenti, risentiremo qualche brano dell'ultima intervista e con Oddo e con il presidente Sebastiani. Il primo rapido giro con i nostri ospiti, dunque questa sensazione che non funzioni nulla, l'avvertite ovviamente anche voi. Totò, ecco, ti interrogo subito su tanti quesiti che ci siamo posti nelle ultime 48 ore ed è davvero capire cosa è successo. Il tuo punto di vista, Totò? Ma giudicare quello che abbiamo visto,
sensazione pesante, nel senso che l'impressione è che in questo momento proprio non funzioni nulla, cioè non c'è, la squadra ha problemi grossi in tutti i reparti, gioca senza attacco, una difesa dimezzata in cui ci sono giocatori che devono ancora entrare in condizione, centrocampo più o meno la stessa situazione, quindi è una squadra che direi io la chiamo provvisoria, nel senso che quello che abbiamo visto finora è veramente, veramente poca roba, insomma, se salviamo il primo tempo col Chievo e magari anche il primo tempo di Venezia, dove però la partita è finita 0-4, vediamo qual è il peso di questa squadra in questo momento, una squadra che veramente in questo momento è poca roba, ovviamente questo incide anche sul morale, sulla capacità di reazione dei giocatori, quindi la situazione è molto difficile. Questo lo dico senza stare a guardare la classifica, se andiamo a vedere la classifica è vero che la partenza è più pesante degli ultimi, forse degli ultimi 20 anni, però se andiamo a vedere sono addirittura il Monza a 2 punti in più del Pescara, ci sono 8 squadre che non hanno ancora vinto una partita, se si fa eccezione del Cosenza che comunque la pareggia di 5, la situazione è sempre molto fluida, però restiamo a casa nostra, diciamo che questa è una squadra che ha assolutamente bisogno di diventare squadra, perché questo è il problema grosso in questo momento, problema di condizione, di infortuni, anche magari di carenze non coperte durante l'operazione di mercato, però bisogna fare i conti adesso con questa realtà, quindi è ovvio che anche la palla passa sia resta in mano all'allenatore, però coinvolge direttamente tutto l'organico, cioè. Hai messo tanta carne al fuoco, quindi sono tanti ovviamente gli aspetti da analizzare. Sì. Francesco, la tua analisi invece da dove parte? Parte che in questo momento sono tutti colpevoli, tutti hanno sbagliato e tutti stanno sbagliando, la società per come ha allestito l'organico. Ricordo semplicemente che ci sono solo 2 terzini destri e c'è grande abbondanza a sinistra nel reparto difensivo, ma anche a centrocampo sulla tre quarti. Tralasciamo per un istante gli infortuni, i giocatori colpevoli perché appaiono svogliati, l'impressione che si ha è questa, i giocatori quasi incapaci di dare un significato alla loro presenza in campo, e infine l'allenatore che dà l'impressione di non sapere cosa fare, di non riuscire a venire a capo di una situazione che è già non delicata ma delicatissima. Sì, la classifica sarà pure corta, però non ci sono segnali di risveglio in questa squadra, peggio di quello che ha fatto sin qui credo che sia impossibile. Allora vorrei sentire Riccardo Klinko il tuo pensiero, adesso siamo sulle domande generiche, poi entreremo ovviamente sulle responsabilità della società, dell'allenatore e ovviamente della squadra. Riccardo. Mi associo a quello che hanno detto sia Francesco che Totò, insomma è un po' una situazione molto delicata, però devo dire la verità che la cosa che più mi ha irritato sono i giocatori svogliati, mi piace rubare questo termine di Francesco perché io li ho definiti molli. Io credo che alla fine in campo vanno i giocatori, un po' di amor proprio, una maggiore corsa, una maggiore dedizione alla lotta, e questo è quello che per il momento è mancato. Io ho visto tutte le partite e bene o male, tranne un mezzo tempo, sono state bene o male tutte simili, però devo dire che i problemi forse dovevamo vederceli anche nel pre-campionato, perché anche dal pre-campionato che abbiamo visto che questa squadra, e siamo già alla quarta, adesso alla quinta, che dobbiamo affrontare di partita, non è squadra, ma più che altro non sono ancora amalgamati, sono discontinui, e poi abbiamo dei giocatori su cui deve, e sono il perno dove è stata costruita la squadra, che per il momento sono fuori forma perché Valdifiori è un fantasma in campo e Galano anche, e quindi sono i 2 giocatori con maggiore proprietà calcistica che in questo momento sono fuori forma. Paolo Sinibaldi, è normale che c'è poco da salvare, no? Anzi quasi nulla,
in queste prime 5 giornate di campionato e quindi dove bisogna focalizzare immediatamente l'obiettivo? Ma l'obiettivo credo che sia già quello di ricompattarsi, perché è evidente che ci sono grandi problemi, li hanno sviscerati già i miei colleghi prima di me, la squadra non tira, la squadra non difende, la squadra probabilmente non costruisce, però io ho l'impressione che oltre a questi limiti che sono evidenti, che sono stati già detti, la mia impressione è che anche se siamo soltanto all'inizio del campionato, il primo obiettivo per ricominciare a giocare a calcio, perché devo dire che nelle ultime partite il Pescara davvero ha fatto vedere poco o niente, sia quello di ricompattarsi, di provare già a ricominciare da zero, dimenticando quello che è successo, perché effettivamente abbiamo visto il più brutto Pescara, forse anche numericamente, no? Dicevano prima degli ultimi 20 anni, e francamente nessuno di noi se lo sarebbe mai aspettato dopo quello che è successo fino a metà agosto. Chiudiamo il primo giro con Paolo Renzetti, che ovviamente segue per noi le vicende durante la partita. Paolo, vabbè, hai già espresso il tuo pensiero nei nostri appuntamenti. Cosa ti senti di dire a distanza di 48 ore? Ma guarda Enrico, è una situazione obiettivamente, non è una situazione che può indurre in questo momento ad un grande ottimismo, perché ci sono tante cose che non vanno, ci sono troppe cose che non vanno, e io nella partita con il Venezia ho visto anche in alcuni giocatori, soprattutto in alcuni momenti della partita, anche una sorta di rassegnazione. Questo che credo sia il segnale peggiore che può dare una squadra dopo 5 giornate. Ci sono, a mio avviso, dei giocatori che almeno in questo momento sono inadeguati per la categoria, e questo è un altro problema, perché c'è una rosa di 34 giocatori con alcuni atleti, alcuni calciatori che per me in questo momento almeno ci sono tutte le attenuanti del caso, la squadra partita in ritardo, il campionato scorso finito il 14 di agosto, tutto quello che vogliamo, però alcuni calciatori in questo momento non credo siano proponibili per il campionato di Serie B. E poi vedo anche molto nervosismo comprensibile, perché quando le cose non vanno non ci può essere tranquillità, ma vedo per esempio un allenatore come Massimo Oddo abbastanza nervoso, e questo credo sia sintomatico del fatto che evidentemente anche il tecnico sta vedendo che ci sono forse problemi maggiori di quelli che pensava di poter incontrare in un avvio di campionato che si sapeva duro, perché il calendario è un calendario tutto in salita e perché si era partiti in ritardo. E poi anche le assenze, però le assenze non devono rappresentare un alibi, perché io più volte ho sentito in queste prime nei 91esimi di queste prime 5 partite non segniamo, non riusciamo a tirare in porta perché mancano Seteri e Asensio. Però noi non abbiamo neanche la controprova che con Seteri e Asensio questa squadra avesse potuto fare chissà cosa, e poi così andiamo anche a responsabilizzare dei giocatori che quando rientreranno Seteri nella gara di Lecce, Asensio probabilmente e più in là, si sentiranno ancora più responsabilizzati. Le assenze sono pesanti, pesantissime, ci mancherebbe. Però dire che adesso il Pescara si trova ultimo in classifica con un punto dopo 5 giornate, con 2 gol fatti e 11 subiti perché mancano Asensio e Seteri, mi sembra obiettivamente più riduttivo. Mi verrebbe da dire che probabilmente almeno fino ad oggi può essere una causa, ma sicuramente non possiamo racchiudere tutto, certo. Tutti i problemi perché mancano Seteri e Asensio, o perché manca nelle ultime partite è mancato Bellanova, che però a Reggio Calabria aveva fatto diversi errori. Mi viene da dire purtroppo in questo momento che la lezione dell'anno scorso forse non è servita. Allora, intanto vedo in piattaforma l'ingresso e lo saluto da Milano il collega di Sky Daniele Barone. Buonasera Daniele, ben ritrovato, come stai? Ciao Enrico, buonasera a tutti. Tutto bene Daniele? Tutto bene nonostante tutto. Senti, oggi sulle pagine del centro hai scritto questa Serie B
non ha una regina con la corona, però noi piani alti purtroppo adesso interessano relativamente perché siamo nei bassi fondi. E nel tuo punto su Sky alle ore 18 hai evidenziato un po' la crisi di tante squadre, tra le quali quella del Pescara. Se ti chiedo cosa è successo in pochi secondi, che mi puoi dire? Dopo amplieremo ovviamente i discorsi. Guarda, partiamo dal presupposto che io sono fondamentalmente un inguaribile ottimista e quindi credo che ci sia ancora tutto il tempo per poter rimediare ad una situazione che comunque al momento è parecchio brutta. E poi sono un grande amante dei numeri, forse per deformazione professionale sono uno studioso dei numeri e delle statistiche, soprattutto della storia del campionato di Serie B. Ci sono mille esempi, mille riferimenti a cui possiamo attingere. L'ultimo che mi viene in mente è quello dello Spezia, che un anno fa vince la prima partita a Cittadella, la vince bene 3-0, poi non vince più per 7 giornate consecutive. Alla Spezia c'è una sorta di rivoluzione popolare, vorrebbero tutti la testa di Italiano. A quel punto la società, ma soprattutto il direttore sportivo Guido Angelozzi, si impone e dice a tutti: questo è il nostro allenatore, da qui non ci muoviamo, si va avanti con Vincenzo Italiano. Con Vincenzo Italiano hanno vinto il campionato. Mi dirai che una storia non può fare statistica, però ci può aiutare a capire come anche questo Pescara così disgraziato, così sbilenco, così pieno di errori, così pieno di vuoti, ha tutto il tempo e tutti i modi per poter riemergere. Questo non mi solleva dalla... Ecco, Daniele, ti chiedo scusa, però quello che dici tu è vero, i numeri sono sotto gli occhi di tutti, la falsa partenza dello Spezia, c'è anche il precedente che riguarda un nostro caro amico Massimiliano Allegri con il Cagliari, 5 sconfitte consecutive, ma non sono i risultati che preoccupano, sono le prestazioni, perché lo Spezia è vero che vinse la prima partita col Cittadella, però pur non vincendo convinceva sul campo. Quindi adesso non stiamo ad analizzare i risultati del Pescara, stiamo analizzando prestazioni incolori, deficitari sotto tutti i punti di vista. Ti trovi d'accordo? No? Siamo d'accordissimo, ci stiamo arrivando, nel senso che la storia della Serie B è piena di false partenze e poi di grandi rimonte. Nel caso specifico del Pescara ho specificato che questa è una squadra disgraziata, ho usato un aggettivo forse un po' pesante, però tale è il momento e tale è l'immagine che ci sta rendendo questa squadra, che ho visto un po' in tutte le sue partite, e come diceva qualche collega prima, mi sembra una squadra veramente senza né capo né coda, senza riferimenti né tattici né caratteriali. I giocatori guida, il Memusciai, il Valdifiori, Scognamiglio, sono completamente insufficienti, per non dire peggio. Adesso cercare di capire quale sia l'origine di questo male comune che sta coinvolgendo tutto il gruppo squadra, diventa anche difficile da capirlo. Di sicuro il mercato non è stato all'altezza e non è all'altezza. Di sicuro Massimo Oddo credo si stia portando dietro anche lo strascico personale individuale di una stagione chiusa malissimo con il Perugia e di altre stagioni precedenti altrettanto brutte, quella di Udine e quella di Crotone, per non dire dell'esonero a Pescara in Serie A senza mai vincere una partita. Diciamo che quello che ci aspettavamo tutti, cioè che ci fosse una grande voglia di reazione, di rivincita da parte di Oddo, da parte della squadra, da parte della società, dopo quello che si è patito l'anno scorso, o meglio fino a tre mesi fa, non c'è stato. È una brutta situazione. Se Sebastiani ha ritenuto di rinnovare la fiducia a Oddo nel colloquio che c'è stato ieri, e allora si va avanti su questa strada, ma a questo punto con unità di intenti di tutti. Cioè io mi auguro che Sebastiani... Ecco, rifuggire anche qualche frattura intestina in uno spogliatoio, dove è difficile ovviamente trovare serenità quando arrivano sconfitte, però quello che ha detto Oddo a fine partita è una bella tirata d'orecchie a qualche senatore. Che poi oggi ci sia stato, e poi lo vedremo, qualche attimo di serenità non può che farci piacere. Risentiamo in pochi secondi Massimo Oddo.
Io credo che ogni giocatore a partire dallo staff, quindi a partire da me, bisogna farsi un bel esame di coscienza, ma vero, sincero, e non tanto per farlo, e tirare fuori qualcosa in più, perché nel calcio lì si hanno delle difficoltà come le possiamo stare, le possiamo avere noi in questo momento, ma dobbiamo dimostrare sempre di essere uomini. Noi facciamo il mestiere più bello del mondo e bisogna prendersi le responsabilità. Io me le prendo per primo, però c'è bisogno che se le prendano tutti, non basta che solo l'allenatore si prenda responsabilità, ce le dobbiamo prendere tutti. La cosa più brutta che c'è nel calcio è crearsi alibi, e questa è la prima cosa che fanno i calciatori sempre e comunque. Quando le cose vanno male si creano sempre gli alibi. Ecco, i giocatori maturi, quelli veri, quelli forti, ma forti non tecnicamente, ma quelli forti mentalmente, sono quelli che si prendono le proprie responsabilità e vanno avanti mentalmente. E il senso è questo di quello che voglio dire, è che chi ce la fa mentalmente viene con me, e chi non ce la fa rimane indietro. E io non è che posso stare a badare a come se avessi un asilo nido. Chi mi viene dietro gioca, chi non viene dietro rimane indietro. Allora, cosa vi ha colpito di queste dichiarazioni, che certo non sono leggere? Chi vuole intervenire subito? Enrico, ti dico subito, sì. 5 secondi, sì. La parte finale delle dichiarazioni di Oddo non sono frasi costruttive, chi mi vuole seguire mi segue, chi no no, perché allora torniamo al discorso dello scorso anno, se già dai tempi di Zauri, lo scorso anno, e qui le colpe ovviamente non sono di Oddo, se già lo scorso anno si discuteva la vecchia guardia, due tre anziani, Zauri che mise fuori alcuni giocatori, alcuni di quegli anziani, anzi forse tutti, sono rimasti, allora andiamo a trovare dove è l'errore è stato, come è stata costruita questa squadra e i giocatori confermati. Ma ripeto, con tutte le attenuanti che si vogliono dare all'allenatore e alla squadra, la squadra ha delle colpe grandiose, grandissime. Oddo ha le sue, ma la parte finale di questa dichiarazione di Oddo, chi vuole segue e chi no, non è una frase, a mio modesto avviso, costruttiva. Chi è d'accordo con Francesco e chi no? Vediamo in piattaforma. Totò, sei d'accordo o no? Ma no, non sono d'accordo, perché questo di fare il processo di intenzione, noi intanto non sappiamo qual è il rapporto di Oddo con la sua squadra, per cui è inutile, non facciamo sempre i ben pensanti, perché questo no, non è questione di fare i ben pensanti, l'italiano è quello. È quello che hai interpretato tu, la tua è l'interpretazione. Che, ma è inutile. Come hai interpretato? Oh, vabbè, c'hai ragione Francesco, tu. No, io non c'ho ragione. Tu hai espresso la tua e ti dico la mia. La mia, tu non sai, come non lo so io, qual è il rapporto che Oddo ha con la sua squadra e perché ha fatto questo sfogo. Voglio dire, è inutile che noi facciamo i ben pensare le cose, che queste cose si fanno e queste no. Io, a mio parere, che è uno che tutto sommato un po' di calcio l'ha visto e un po' di spogliatori conosce, li ha conosciuti. Per cui, voglio dire, cioè questo, secondo me non è questo il problema, perché in base a quello che ha detto probabilmente vedremo magari una squadra diversa, anche negli uomini, perché tutte le cose che abbiamo detto finora, gioca senza attacco, gioca senza difesa, gioca senza centrocampo, l'allenatore non deve dire nulla, ma non scherziamo, dai ragazzi, di chi stiamo a parlare? Cioè, stiamo facendo un campionato con Bocic, 1,60 che fa il centravanti, con Ventola, 1,50 che fa il terzino, e che prende, allora l'ultima partita Ventola ha toccato 30 palloni, ok? È quello che ha toccato più palloni, Valdi Fiori 3, il regista. Cioè, ci sta qualcosa che non va sul piano tecnico? Io discuto il piano tecnico, e noi ci facciamo i processi. Se mi permetti, hai detto bene, ma anche sul piano tattico, se toccano, sì, se tocca 30 palloni Ventola e 3 Valdifiori, Oddo, come l'ha preparata questa partita? Cosa gli ha come l'hanno interpretata? È diverso, perché un conto è preparare una partita e poi in campo ci vanno i giocatori, altrimenti sarebbe troppo facile. C'hai i soldatini e l'allenatore, basta che spiega, loro eseguono. Il problema è grosso, Francesco, non è questa fesseria qua, non è così. Il problema è serio, perché in questo momento il Pescara è la squadra più scarsa del campionato.
e tra l'altro non è una cosa normale. Allora, mi sembra di capire che Totò dia più responsabilità ai giocatori che vanno in campo, ma anche limitatamente per quello che possono fare, perché poi se uno non può dare di più c'è sempre un limite, oltre a come è stata allestita questa squadra. Gli altri... Sì, Enrico, scusami se mi concludo. Noi stiamo a giocare, lo ripeto, se tu non giochi, inutile che diciamo la squadra è fatta. Voglio dire, se tu giochi senza attaccanti, perché gli attaccanti erano Cetera e Asensio, una partita a testa, e mezza partita a una, eccetera. E già hai praticamente una squadra che è costretta a giocare solo palla a terra, perché non può fare un cross, perché tanto non lo prende nessuno. Quindi la squadra è già snaturata nel momento in cui va in campo. È quello che abbiamo visto, almeno è quello che ho visto io. Poi se voi avete visto un'altra partita, raccontate, ma me lo dite. Evidentemente non può essere questo. Abbiamo capito il tuo punto di vista. Daniele, Paolo, Riccardo, come vi inserite? Enrico, io volevo dire che dal mio punto di vista e mi allineo in qualche modo alla traccia che hanno già lanciato Antonio e Francesco. Dal mio punto di vista, il gioco di Massimo Oddo, tra l'altro, l'idea di calcio che ha Massimo Oddo, non che ci sia un calcio molto più difficile, molto più semplice dell'altro, ma quello di Massimo Oddo richiede un grande lavoro in profondità, una grande attenzione, una grande preparazione. Oserei dire che il calcio di Massimo Oddo è un calcio abbastanza complesso anche da capire in alcuni aspetti. Molto banalmente, questa squadra non ha o non sta avendo le capacità per fare questo tipo di calcio. Non hanno avuto tanto tempo per stare insieme prima che cominciasse il campionato. È una squadra molto ristrutturata, con giocatori che sono arrivati fino all'ultimo giorno di calciomercato. Sono arrivati anche degli infortuni. Io credo che il problema nasca a livello proprio tattico strategico, cioè questa è una squadra che non capisce quello che vuole Oddo. Oddo, proprio per questo, già nell'ultima partita ha tentato di cambiare delle cose, andando incontro all'ennesima figuraccia, cambiando più sistemi di gioco. Ma io credo che il problema nasca proprio lì, a livello tattico, a livello di preparazione di squadra. In questo momento ha ragione Antonio, questa è la squadra più scarsa della Serie B, perché non sta mostrando nulla rispetto a ciò che vuole l'allenatore. Io non credo che esista una squadra al mondo che voglia farsi del male così tanto per farsi del male. Semplicemente questa è una squadra che non riesce a capire il tipo di calcio che vuole il suo allenatore. E lo stesso Oddo credo si stia ficcando in un brutto tunnel. Enrico, scusa se posso inserirmi. Sì, Paolo, perché volevo sentire subito Sebastiani, così abbiamo un quadro più completo. Vabbè, se vuoi aggiungerti, Paolo. Sì, velocissimamente. Io credo che bisogna farsi forse un paio di domande. La prima: questa è la squadra adatta al calcio di Oddo, al calcio che vuole interpretare Oddo? Primo. Secondo, probabilmente forse in sede di mercato, un po' tutti, abbiamo forse sopravvalutato alcuni giocatori che sono arrivati, perché se oggi questa squadra gioca così male e si esprime così con prestazioni del tutto insufficienti, evidentemente qualche giocatore non sta tenendo fede alle attese. E tornando a quello che diceva Daniele, la squadra non riesce a fare quello che chiede il tecnico, è quello che aveva detto al 91esimo dell'ultima partita Scognamiglio. In settimana ci alleniamo bene, il tecnico ci chiede delle cose, purtroppo in campo non riusciamo a farle, e non mi sembra un problema da poco questo. Però nasce proprio questo dubbio, perché Oddo non riesce a incidere su questa squadra. Intanto sentiamo cosa ha detto Sebastiani a fine partita, poi sento anche gli altri amici e vorrei sentire anche a te, Andrea. Sentiamo il presidente. Presidente Sebastiani, lei diceva qualche istante fa, dopo questa partita viene voglia innanzitutto di chiedere scusa ai tifosi. No, viene voglia, c'è da chiedere scusa, perché non dopo questa partita, dopo questo avvio, passatemi il turno, vergognoso di campionato, perché questa non è una squadra che deve fare queste figure. Noi non dobbiamo venire allo stadio pensando, oddio, speriamo che non prendiamo un altro gol. Questa è l'idea che sta dando questa squadra in questo momento.
e credo che onestamente nei componenti non abbia questa qualità scadente, per cui evidentemente c'è qualche problema che bisogna risolvere anche in fretta. Parlando insomma di queste prime cinque partite e in proiezione futura, cosa si sente di dire dopo le dichiarazioni che lei aveva fatto anche in settimana? Massimo Oddo non si tocca, la posizione del tecnico resta salda? Sì, ma l'ho detto prima a qualche tuo collega, noi non è che possiamo ogni due o tre partite cambiare allenatore, perché potrà, adesso è successo all'inizio, speriamo che non accada più, e non è che magari potrà risuccedere più avanti, non è che se cambiamo allenatore e poi perdiamo due partite cambiamo un altro allenatore. Le responsabilità quando succedono queste cose sono di tutti, quindi non è solo l'allenatore che in prima persona sta lì e paga per tutti, perché sennò facciamo un altro discorso, i giocatori sono sempre esentati da tutte le colpe, non è così, le colpe sono di tutti, sono dell'allenatore che è il capofamiglia, anzi capofamiglia sono io, quindi per prima sono le mie, poi dell'allenatore che li dirige, ma anche dei giocatori. Allora, il presidente Sebastiani parla di avvio vergognoso, non possiamo cambiare allenatore ogni 3-4 partite, anche perché nel corso dell'ultimo anno solare, questo è il quarto allenatore, Zauri, Le Grottaglie, Sottile, Oddo, come se l'onda lunga della passata stagione sia arrivata in questo momento. E poi le colpe dei giocatori, le colpe del capofamiglia che poi è lui stesso. Allora Riccardo, ripartiamo da te. Guarda, le parole del presidente rispecchiano quello che è attualmente la situazione, la squadra purtroppo non c'è e questa è la situazione. Però devo dirti che il ragionamento dell'allenatore è stato un po' forte nel dire io non è che ho un asilo, che sono il maestro in un asilo di bambini. Insomma, queste sono frasi che onestamente io fossi lui non direi, perché non, sicuramente non mettono cemento ma mettono acqua sul muro, perché dire queste frasi ha comunque a dei professionisti, perché si parla di giocatori che sono professionisti, non è molto carino. Cioè tu d'altra dici parte, essere più morbido? Beh sì, lui deve, io credo che un condottiero deve difendere la sua squadra sempre, anche se la squadra ha torto, come sicuramente in questo caso. Però pubblicamente, io onestamente, prima aveva detto che i giornalisti, aveva fatto un attacco ai giornalisti che dovevano piantarla di punzecchiarlo, adesso se la prende un po' con la squadra. Questo è un po' quello che ha fatto anche Zeman quando andava male, finché io un bel giorno gli ho detto ma mister, ma lei difetti non ne ha? Perché uno prima di parlare degli altri forse deve parlare di se stesso. Lui non può dire, e questo dico, lo dico io che non lo può dire, che di lui dice io sono il primo colpevole, però poi ci sono tutti i colpevoli degli altri. Non è bellissimo dirlo. Uno dice io sono il colpevole e nella mia famiglia metto a posto i miei panni, i panni sporchi li lavo in famiglia. Questo è quello che credo. Poi d'altra parte andiamo allo stadio, vediamo la partita e l'atteggiamento che ha usato il presidente, vergognoso, è la verità, perché purtroppo non abbiamo visto giocare a calcio, abbiamo visto una squadra molle, svogliata. Una squadra il presidente lo può dire, però. Il presidente lo può dire. Il presidente allora, lo può dire. Il presidente certo. Lo può dire, certo. Sì, ma certo. Sì. Per una questione di ruoli, Totò. Il presidente quale, lo può dire. Ma non è questione di ruoli. L'allenatore no. E beh, ci sono dei ruoli nel gioco del calcio. Ma tu lo dici tu. Lo può dire l'allenatore, a mio avviso, no. Ho capito, vai avanti, voglio sentire. Chiedo scusa, no, ho finito. Totò, chiedo no, scusa. No, vai avanti. No, Totò, chiariamo un aspetto, no. Però. Qui non ognuno discuto, può esprimere no. Una propria idea. Il Vangelo non però, è tuo, non è mio, non è di nessuno. No, esatto, no. Io non sto dicendo niente, non intervengo. Non puoi, se sei in disaccordo con tutti, ci sta, però lasciamo parlare tranquillamente tutti quanti, no? Ha altrimenti parlato tranquillamente, mi pare che ha parlato tranquillamente. Che deve dire di più? Però non, deve puoi, dire di non più? Puoi dire, non ti voglio sentire. Benissimo, ok, lo dico io, una mia riflessione a voce alta. Okay. Scusate, non lo faccio più. Puoi proseguire Riccardo? No, ma prosegui, io ho terminato, non è un problema. Ma pure io, dai. Andiamo in pubblicità. Drammatizziamo.
ritorna allo svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro. Tempur Simmons Dorsal Falomo. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Notti d'Oro. Corso Umberto 271 Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro conviene. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. FAPA Smart Home Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano. FAPAimpianti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ora 21.40, rientriamo in trasmissione. Ovviamente la tensione serpeggia un po' in tutti gli ambienti, anche nell'incontro nostro, parlando di calcio, perché le versioni sono diverse. Allora, Andrea, Costantini, intanto gli aggiornamenti sui posticipi.
Punteggi uguali, perché in Serie A si è all'intervallo sull'1-1 tra Milan e Roma, reti di Ibrahimovic e Dzeko, mentre in Bari-Catania siamo quasi all'intervallo, siamo al 42esimo, proprio in questo momento il Bari ha pareggiato, Catania che era passato in vantaggio con l'autorete di un ex biancazzurro come Matteo Ciofani, ora il pareggio sempre di un difensore di Cesare che però ha segnato nella porta giusta. Vorrei ripartire un attimo da Daniele Barone, poi torno da te Andrea. Daniele, si è parlata anche di questa tensione tra l'allenatore e la squadra dopo un battibecco tra Galano e lo stesso Oddo, ma grazie anche a te oggi è stata un po' certificata una specie di pace tra Oddo e Galano con questo filmato dell'addetto stampa del Pescara Mucciante. Andiamo a sentire cosa si sono detti e che cosa ti hanno detto. Un saluto per Daniele Barone. Ciao Daniele. Numero uno. Allora, ti hanno salutato Daniele, Oddo e Galano, sono le immagini di oggi pomeriggio, abbracciati, quindi può essere un segnale positivo, no? Sì, intanto ho invidiato molto che a Pescara avere questo bel sole, mentre qui a Milano diluvi in una maniera... Chiedo scusa, intanto qualcuno ha la musica accesa, non so, tra gli ospiti, se sono collegati, ok. Vai Daniele. Sì, credo che sia quell'indisciplinato di Totò Nobile, credo. È lui, è stato lui. Sì, è indisciplinato. Dov'è Totò Nobile? Io lo vedo in un riquadro, in un'inquadratura piccola. Tra poco lo faremo entrare. Vai Daniele. Hai disattivato il microfono? No, io in realtà questo video l'ho ricevuto senza aspettarmelo, è stato un piccolo omaggio da parte di Massimo Mucciante, insomma, che credo possa testimoniare come quantomeno in questi pochi secondi c'è un bel sorriso, c'è un abbraccio, c'è un po' di tensione allontanata. Se poi Oddo, come credo che è accaduto, perché negli spogliatoi la legge degli spogliatoi prevede questo, parte o magari dinanzi a tutti il suo giocatore e abbia parlato di quello che sia successo l'altro giorno, credo che sia abbastanza naturale. Non è mai piacevole che un calciatore affronti in quel modo e poi con la diretta televisiva magari il proprio allenatore. Queste poche immagini, questi pochi secondi, mi auguro che possano essere un segnale distensivo. Certo, da qui si può ripartire, ma questo non basta. Adesso tutto lo spogliatoio, tutto il gruppo squadra, Oddo con i direttori sportivi, con il presidente, come raccontava prima, come diceva prima Paolo Sinibaldi, adesso è veramente il momento di guardarsi in faccia tutti, di parlarsi chiaramente, di capire cosa non va, di compattarsi, perché adesso le prossime tre partite sono terribili sulla carta, anche se, dico una cosa scontata, sulla carta in Serie B soprattutto non c'è nulla. Però ecco, questi pochi secondi, questo saluto e quell'abbraccio tra Oddo e Galano vanno interpretati in maniera positiva, dai. Andrea, allora prima Francesco, Antonio hanno dato delle valutazioni insieme a Riccardo un po' diverse, non so se vuoi chiedere a loro o ad altri sempre come si può risolvere questa situazione che è bollente, ovviamente è normale che poi nel calcio c'è sempre l'allenatore sulla graticola e quindi in questo caso Massimo Oddo, no? Certo, intanto la questione del ritardo nell'essere partiti. Io voglio anche evidenziare come lo Spezia la scorsa stagione ha concluso il campionato più tardi rispetto al Pescara con la finale playoff, però ha iniziato una categoria nuova, la Serie A, si è organizzata questa squadra che non ha neanche il campo e ha avuto una partenza più che dignitosa, quindi si può fare un buon calcio, si possono ottenere risultati anche con queste difficoltà di partire in ritardo. Aggiungo e voglio sentire i colleghi in piattaforma, qual è il calcio di Oddo? Ora, al di là delle assenze in attacco, qual è il calcio di Oddo? Tenuto conto che anche quando sono stati disponibili Asensio e Seter, poco, ad esempio a Reggio, la squadra è partita con il modulo, diciamo, classico per Oddo, il 4-3-2-1, ma ha chiuso con la difesa a 3.
e gli allenatori del Pescara, anche quest'anno Oddo, continuano a cambiare costantemente modulo. Nella gara col Frosinone si parte con la difesa a 3, si fa male Drudi e si inserisce un attaccante e si ritorna al modulo precedente. Quindi c'è un caos anche da questo punto di vista che non fa bene a una squadra che è già esanime di suo. Credo che sia difficile dare una risposta a che tipo di calcio abbiamo visto finora. Non so se ci vuol provare Paolo Sinibaldi. Mi fa la domanda più facile. Era più facile rispondere alla conferenza stampa di Oddo, no? Perché la risposta sarebbe stata più scontata. In questo caso, se vuoi dire qualcosa su quello che ha detto Oddo, puoi farlo tranquillamente, Paolo. Sì. No, non vorrei accendere il fuoco ulteriormente. Diciamo che io non l'avrei fatto quelle dichiarazioni. Se l'obiettivo è quello di compattare l'ambiente, non l'avrei fatto. Però, ripeto, è soltanto una mia considerazione, non c'entra niente con il calcio giocato. Però è evidente. Cioè, non l'avresti fatta perché ovviamente è come buttare benzina sul fuoco, quella, no? Secondo me sì, però capisco anche che ci sia molto nervosismo in questa situazione. Però è evidente che ci sono delle persone che ricoprono un determinato ruolo, per cui ognuno le gestisce come meglio crede. Poi saranno anche le risposte sul campo a dire se questa tattica, questa strategia è giusta o meno. Riguardo al calcio, mi hai chiesto riguardo il calcio di Massimo Oddo, che tipo di calcio pratica Massimo Oddo? No, quello che si è potuto intravedere finora. Questa confusione, questo cambiare costantemente anche l'assetto tattico, anche nella stessa partita, anche nel corso del primo tempo. Ma guarda, io credo che la tua domanda ci sia in qualche modo già la risposta. Io penso di essere d'accordo, insomma non credo che ci sia un disegno ben preciso. È ancora una fase talmente tanto particolare, talmente tanto ancora acerba, con tanti problemi, anche alcuni infortuni nei ruoli chiave e con alcuni giocatori che evidentemente non entrano in forma, che probabilmente anche Massimo Oddo sta sperimentando tante cose, evidentemente troppe a giudicare dei risultati. Enrico? Sì, Daniele. Scusami, no, per completare anche un po' la mia risposta, la risposta alla tua domanda sulla quale sono già intervenuto prima. È chiaro che Massimo vuole giocare 4-3-2-1, come nel fortunato campionato di 4 anni fa. Però in merito a quello che ti sosteneva Andrea Costantini, potrebbe anche esserci questa risposta, le sta provando tutte. No, dico, lui parte con questa idea di 4-3-2-1 perché è il sistema che gli piace, è il sistema che qui a Pescara ha funzionato, eccetera, eccetera. Ma è evidente che se già non hai una punta centrale, un riferimento offensivo, già questo sistema, non so se lo diceva Antonio prima, già è monco, perché non hai uno sbocco di un certo tipo. Ti devi arrangiare con Bocic, ma Bocic ha tutte altre caratteristiche. Hai ha tante mezze punte, non hai un centravanti. Quindi, 3 sconfitte consecutive, vai ad affrontare il Frosinone, è chiaro che un po' di spavento ce l'hai e allora ti cauteli. Cosa fai? Metti la difesa a 3, metti 5 centrocampisti. Poi succede che si fa male Drudi. Allora, come dire, le variazioni sul tema sono state dettate, secondo me, anche dal fatto che Oddo ha dovuto affrontare delle difficoltà che nella sua testa evidentemente non pensava di dover affrontare. Daniele, chiudo rispondendo un attimo ad Andrea Costantini, che fa una giusta riflessione sullo Spezia. Ma Andrea, lo Spezia è ripartito, seppur in ritardo, con lo stesso allenatore e con un nucleo di giocatori che è lo stesso con il quale Vincenzo Italiano ha vinto la Serie B a giugno. Questo Pescara è completamente nuovo, ed è nuovo soprattutto nel manico. Non c'è più Sottil, ma c'è Otto. Riccardo, vuole inserirsi? Sì, volevo dire, per dare anche un senso, ma il mister aveva messo Gut a scaldarsi, poi ha preso gol e ha inserito Galano, per questo che ha cambiato modulo, se no secondo me lui andava avanti con la difesa 3. Lui è andato sotto di un gol, si è fatto male Drudi, a quel punto in fretta e in furia ha fatto scaldare Galano e l'ha inserito, perché esatto, Galano dico, sono le era seduto in panchina. Della partita e del momento contingente che hanno in qualche modo costretto Oddo a cambiare, ma nella sua testa c'è sempre questo benedetto / maledetto, visto come sono andate le cose, 4-3-2-1. Lui vuole
giocare così. In questo momento non ci riesce, forse sei un po' incagliato su questa idea di calcio. Scusami Daniele, scusami, ma posso farti una domanda? Io prima avevo detto, ma è questa la squadra adatta a Massimoddo? Perché qui parliamo di moduli, di numeri, ma un po' meno di uomini. Perché io vorrei anche capire e sapere da voi se questa è la squadra adatta a Massimoddo per caratteristiche tecniche. Io, a dire il vero, ho provato a chiederglielo dopo la partita col Venezia, ma non ho avuto risposta, perché io credo che per molti undicesimi questa non sia una squadra tecnicamente adatta al gioco che vuole fare Massimoddo. Questi non sono giocatori per la maggior parte adatti a diciamo a interpretare il modo che Oddo con cui Oddo deve far giocare la squadra. Secondo me è anche un problema di uomini, non solo di modulo. La mia risposta è molto banale. Voi saprete meglio di me che nel calcio di oggi, ma da molti anni a questa parte, le squadre non le fanno più gli allenatori, le fanno i dirigenti, li fanno i procuratori, li fanno gli agenti. Ma gli allenatori le devono allenare poi, però. Evidentemente cinque anni fa Massimo ha avuto il materiale adatto per poter realizzare la sua idea di calcio. Questa, con un Valdifiori che veniva da stagioni abbastanza deludenti. Un mese fa, se Enrico si ricorda, vi ho ricordato di quanto poco Bocchetti abbia giocato in Russia, nonostante si sia detto Bocchetti, grande carriera, certo, bravissimo giocatore, ma uno che ha giocato poco. Abbiamo infarcito la squadra con mille mezze punte, poi però Asensio anche l'anno scorso, è vero, ha fatto 7 gol, ma ha giocato poco, che ha un ginocchio che gli fa male e lo fa soffrire diverse stagioni. E quindi alla luce dei fatti questa non è una squadra adatta al gioco di oggi. Perciò è quello che avevo detto 10 minuti fa. Totò, il problema credo sia anche di uomini, probabilmente. Totò, le maggiori delusioni sono arrivate soprattutto dai giocatori più esperti, i classici senatori. Mi vengono in mente i nomi di Galano, Valdifiori, Scognamiglio, Jarozinski, Memusciai, Bocchetti. Pensi che il tecnico cambi, cioè, ecco, appunto, modifichi un po' la squadra con l'innesto di qualche giovane, anche per dare un segnale ai giocatori più esperti? Ma in base anche allo sfogo che ha avuto a fine partita, credo che questa una delle linee possa essere questa. Però, come diceva Daniele prima, questo, la sua idea di gioco è sempre quella, il 4-3-2-1, con la quale è partito nel precampionato, è sembrato pure che la squadra assimilasse questi concetti. E il problema è il ritardo di entrare in condizione di vari giocatori importanti, perché se noi parliamo di Bocchetti, di Memusciai, di Valdifiori, diciamo che è il cuore di una squadra che può giocare quel tipo di calcio, ed è quello che stiamo venendo. Ci aggiungiamo gli infortuni, non è vero che ha cambiato continuamente, l'ha cambiato, come diceva anche Daniele, proprio per le circostanze, perché se tu, sicuramente non è stata una sua scelta quella di giocare con Bocci in centravanti, perché altrimenti sarebbe da internare, no? È ovvio che è stata una soluzione d'emergenza, così come non è stata una sua scelta quella che l'unico difensore titolare Ventola rispetto agli altri. Ragazzi, questa è la situazione. No, volevo fare un piccolo inciso sulla polemica di prima, perché mi ha scocciato anche aver perso le staffe in quel modo. Io voglio solo dire questo. Ma non c'è problema, tra di noi siamo sportivi, Totò, quindi no, scusami, quello che voglio dire è semplice. Io dei problemi di comportamento degli altri, voglio dire, secondo me non è un discorso che possiamo fare, e questa è la mia idea, anche perché di comportamento, siccome è una storia che ho sentito dai tempi di Galeone, perché pure Galeone, il problema di comportamento di Galeone, poi con Zeman, poi con Sebastiani l'anno scorso, cioè, secondo me sono cose, se parliamo di tecnica, di gioco di calcio, la cosa mi piace pure parlare, non è che ho sempre ragione, voglio dire, dico la mia in base a quello che vedo, insomma, quello che vedo appunto sul piano tecnico, a mio avviso il problema grosso è determinato da
spalla, carenza di condizione di giocatori più importanti, e dalle assenze notevoli, perché giocare con Cetera di 1,90 m e giocare con Bocic di 1,60 m, 1,65 m, non certo, è la cambia cosa. Tutto. Non si, voglio dire, appunto, non è che si può fare il processo all'allenatore perché sta cambiando questa cosa. Il problema è che in questo momento è chiaro che tocca a lui trovare comunque una soluzione, però questo non lo sapremo solo vedendo le partite. Voglio dire, questa è la cosa. Secondo me li farà dei cambiamenti, li farà. Quantomeno adesso non so se la partita di infrasettimanale di Coppa Italia potrebbe provare qualcosa, tipo, che so, se tra quelli papabili, secondo me ci può essere un Fernandes, che è un giocatore che lui si è cominciato a utilizzare. Intanto potrebbe rientrare qualcosa. Bellanova nelle retrovie. Esatto, Bellanova, potremmo vedere anche questo ragazzo Gut, che nessuno di noi conosce, non possiamo esprimere un giudizio su Gut se non l'abbiamo mai visto, per cui credo che la partita di Coppa Italia possa servire intanto per fare qualche prova di questo tipo, e poi nel frattempo cercare di capire se questi giocatori, la condizione di giocatori importanti, imprescindibili, voglio dire, tra l'altro, non è che puoi rinunciare senza problemi a giocatori importanti come Memusciai, Valdifiori e via dicendo. Una piccola altra cosa che vorrei dire: la differenza, a mio avviso, sostanziale tra quella squadra eccezionale, bellissima, che abbiamo visto l'anno della promozione, e praticamente soprattutto, che soffre, parliamo di uomini, parliamo di Torreira e di Valdifiori, sono due giocatori del tutto diversi, opposti, nel senso che Torreira era il perno davanti alla difesa che sosteneva l'attacco, e questo Valdifiori è quello che dovrebbe fare il gioco del regista classico, e purtroppo a questa squadra non gli basta questo regista classico, che non ha la forza in questo momento di avere ritmo per sostenere l'azione offensiva. Vorrei chiedere un po' a tutti, è normale che poi quando arrivano sconfitte su sconfitte nel mirino della critica entra soprattutto l'allenatore. Saranno decisive le prossime partite a Lecce, in casa con il Cittadella, poi ci sarà la Sosto. Pensate che questa società, come ha dichiarato anche il presidente Sebastiani, dia tempo, dia ancora fiducia ad un tecnico che conosce, pur dovendo fare i conti con una classifica, è vero che siamo solo all'inizio, che però bisogna muovere. Parto da te, Francesco. Enrico, hai detto bene tu all'inizio, e aggiungo, non preoccupa, per meglio dire, la classifica preoccupa, ma preoccupano di più le prestazioni. Mi dite un giocatore che si è elevato su tutti gli altri, che Valdifiori è la brutta copia, Memusciai non è in condizione, Drudi si è fatto male, Scognamiglio no, sono tutti da condannare fra virgolette, cioè non appunto, riflettevo su quello che diceva prima Paolo Renzetti quando ha ricordato le dichiarazioni di Scognamiglio. Dice, in allenamento il concetto, in allenamento proviamo quello che dobbiamo fare la domenica, e in allenamento ci riesce, va tutto bene, poi la domenica non riusciamo a metterlo in pratica. E questo è di sì, una, però la mia domanda è un'altra, dobbiamo assoluta. Forse accelerare, perché è come quello che la sera prepara il compito per il giorno dopo a scuola, la sera sa tutto, il giorno dopo viene interrogato, va male e viene bocciato. Francesco, alla mia domanda invece cosa puoi rispondere tu? Non ho capito, scusa. Alla domanda invece come rispondi? Quale domanda? Quale domanda? Non ho capito. Avanti di questo passo, la posizione dell'allenatore è sempre più a rischio. Vabbè, è normale che la posizione, fino a qualche settimana fa, due mesi fa, ma credo che Totò, che ha visto più calcio di noi, perché giustamente c'ha più anni di noi, eppure lui ha sempre detto, o comunque ha avallato, il presidente che dice che tutti i presidenti non possono cambiare 20 giocatori, cambiano l'allenatore. Io non sto dicendo che bisogna cambiare l'allenatore, bisogna trovare una soluzione, e da un elettroencefalogramma piatto la squadra deve dare delle risposte. Le risposte le danno i giocatori e l'allenatore. Daniele,
Posso dire una cosa a volo? Sì, Totò. Anche due. No, una battuta, nel senso che questo è un programma, come sappiamo bene, un programma biennale, e può diventare un programma bimensile, che farebbe ridere tutta l'Italia. Scusa, basta, però non aggiungo altro. Cioè, sì, tu hai detto, io ti ripeto, chiaramente, io non ti sto dicendo che bisogna cambiare allenatore, bisogna trovare una soluzione perché questa squadra, magari perdendo a Lecce, ma dia segnali incoraggianti di qualche miglioramento, di qualcosa di positivo. Quindi spetta allenatore e ai giocatori. Altrimenti, oltre devi dire a me, questi giocatori non vanno bene, signori, io me ne vado. Ma sicuramente non manca il coraggio. L'equazione è questa. Manca il coraggio a Doddo, che butterà nella mischia anche elementi più giovani. Daniele, è ovvio che Oddo è ben conscio, è un uomo di calcio, quindi è ben conscio di quanto sta succedendo nella sua squadra, però a lui, ripeto, il coraggio non manca e solo lui può accendere una miccia. Ecco, come diceva Francesco, il risultato può anche essere negativo a Lecce, l'importante è che ci siano progressi sotto il profilo della prestazione. Perfetto! Assolutamente sì, ma io prima ho toccato una corda sulla quale torno, e cioè non vorrei che passasse in secondo piano le preoccupazioni e, perché no, il nervosismo dello stesso Massimo Oddo, che sa che sta giocando su una carta molto importante, perché è reduce da 3-4 fallimenti pesanti. Lui è vero, è ancora molto giovane, ha tanta strada dinanzi a sé, però le ultime esperienze sono state molto scottanti per la carriera di un giovane allenatore. In Daniele Sebastiani ha trovato un amico, ancora prima che un presidente, che gli ha dato un'altra chance. In questo momento il nervosismo evidenziato anche nella famosa conferenza stampa alla quale abbiamo fatto riferimento per tutta la serata si spiega anche con questo, cioè lui sa che questa è una chance che lui non può sprecare. Dall'altra parte c'è Sebastiani, è vero che tutte le scelte del Pescara sono le sue, di nessun altro, ma questa con Massimo Oddo e di Massimo Oddo è una sua scelta ancora più personale. Ecco, Repetto e Bocchetti come possono aiutare Oddo? Ma Repetto è stato il punto di riferimento tecnico e umano 5 anni fa. Oddo l'ha sempre riconosciuto, ha detto che Repetto ha trovato una sponda ideale per chiacchierare con lui di calcio e non solo. Però poi le scelte le prende il presidente, quindi io credo che Sebastiani, prima di esonerare Oddo, ci penserà questa volta non 10 ma 20 volte. Aggiungo un'altra banalità fra le tante che dico sempre, però è chiaro che se dopo le prossime 3 partite il Pescara sarà ancora ultimo con un punto, credo che diventi inevitabile cambiare rotta. Su questo striscione apparso Lecce, Cittadella, SPAL. Lecce, Cittadella, la sosta e poi la SPAL. Si sono fatti sentire anche i rappresentanti della tifoseria organizzata, Andrea con lo striscione apparso in città. Questa sera in città abbiamo mostrato anche in apertura, avete distrutto la pescaresità fuori da questa città. Sembra, insomma, tutto indirizzato ai calciatori. Eh sì, no? Più nel mirino ci sono più i calciatori. Riccardo, cosa pensi? Io ho detto prima che la squadra è svogliata e molle, potrebbe essere anche un problema di preparazione, perché abbiamo visto anche le squadre, soprattutto il Frosinone, avere un passo diverso dal nostro. Però in tutte queste cose che avete detto, io sono costretto e mi ritengo, per una questione di onestà intellettuale, a ribadire quello che penso. Lo ribadisco adesso urlando: se tutti dite che tutti sono nuovi giocatori, lui è un bravo allenatore, probabilmente potrebbe anche essere un discorso caratteriale,
perché probabilmente l'allenatore ha questo problema, l'ha avuto con tutte le squadre che è andato e probabilmente, potrebbe essere un'ipotesi, non detto che sia così, potrebbe anche essere il fatto che non viene capito per una questione di carattere, perché non tutti sono simpatici e probabilmente questo potrebbe essere uno dei motivi perché la squadra per il momento non gli risponde. Però questo sta capitando a tutti gli allenatori che arrivano a Pescara, da Zauri, Le Grottaglie, Sottile. No, non è vero, perché Zauri quando è arrivato è stato accolto a braccia aperte, la squadra era con lui, poi per colpa di qualcuno, e non voglio dirti quello che è successo l'anno scorso, perché sennò divento voglio dire questo, Riccardo, poi ti lascio rispondere, cioè questi calciatori, qualcuno già c'era l'anno scorso, altri si sono aggregati, evidentemente pensano che qui a Pescara si può vivere in maniera anche poco professionale, se vogliamo dirla tutta, perché tanto alla fine paga l'allenatore. È successo con Zauri, ripeto, è successo con Le Grottaglie, è successo anche in parte con Sottil. Oggi tocca pure a Oddo, con tutte le responsabilità che possono avere gli allenatori. Per carità, io sto facendo un'ipotesi, che ho detto che tra tutte le cose che sono state dette potrebbe anche essere che se qualcuno non rimane simpatico e non ha quel piglio di manager, perché un allenatore deve essere un condottiero non solamente sulla tecnica e sulla tattica del campo, ma con i giocatori ci devi parlare e devi essere innanzitutto il primo amico dei giocatori, uno che in una conferenza stampa dice non sono il maestro di un oratorio di bambini delle elementari, io come giocatore che magari ho fatto 200 partite in Serie A mi sento offeso, prima cosa. Seconda cosa, ma sono queste le ipotesi che dico, non ho detto che sia la verità, ho detto che potrebbe essere un'ipotesi. Riccardo, ci vuole, quello che dici tu può anche essere vero, ma ci vuole professionalità da parte di tutti. E sai che comunque più che ipotesi sono illazioni. Più che ipotesi, sono illazioni. Però io ti devo dire questo. Perché dici delle cose gravissime, capite? Quindi sono delle illazioni, come se sapessi tutta la verità dall'anno scorso ad oggi. Io ho fatto un'ipotesi. No, sono illazioni. L'italiano lo conosco bene, sai, dai. Non è un'illazione, ce l'ho. Perché non ho prove. E riprendiamo un'altra volta. Ah, ecco. E quindi è un'illazione. No, non è un'illazione, è un'ipotesi. Sì. Riccardo, insomma, non è piaciuta questa dichiarazione di Oddo che se l'è presa con qualche giocatore, mi sembra di capire, no? Beh, sì, queste sono parole sue, non è che le ho dette io. Va bene, andiamo in pubblicità e poi entreremo nel vivo di Lecce Pescara. È collegato con noi, prego, Andrea. 2-1 con Salemakers. Sì, tra poco entrerà in collegamento l'ex terzino del Pescara, Toto Nobili. A tra poco. FAPA Smart Home Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Monte Silvano. FAPAimpianti.it. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest. Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Ritorna allo svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Materassi Memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro. Tempur Simmons Dors Alfa Lomo. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle, 490 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Monte Silvano. Telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro conviene.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ora 22:13 minuti, rientriamo in diretta per l'ultima fase. Andrea Costantini, novità sui posticipi? Allora, in Serie C, Bari che ribalta il risultato, ora in vantaggio 2-1 grazie ad un altro autogol di serata, quello di Clayton Dos Santos, propiziato da un cross di Marras. Milan-Roma 2-1, ma in questo momento c'è un calcio di rigore per la Roma. A te. Alla prima dell'aggiornamento, mi dici cosa ha detto oggi Asensio? Ha postato qualcosa? Guarda, ha appena postato una storia Instagram, possiamo vedere, una storia che può indurre un po' di ottimismo. A poco ci avviciniamo al ritorno in campo. Questo ha scritto Asensio, che insomma lo vediamo corricchiare, quindi allenarsi a parte al Delfino Training Center. Seter potrebbe rientrare, su Asensio a Lecce ci sono diverse perplessità, però lui insomma prova a trasmettere un po' di ottimismo con questa storia. Aggiornaci sul risultato di Milan-Roma. Certo. Intanto in collegamento a Lecce vado a salutare l'indimenticabile Toto Nobile. Buonasera Toto, ben rivisto, come stai? Ciao, ciao Enrico, bene, grazie, bene, non mi lamento, dai. È un piacere rivederti. Così come anche gli altri amici. Ecco, vorrei iniziare subito da Daniele Barone, che ci dovrà lasciare tra qualche minuto. Daniele, allora, Toto Nobile ci rievoca vecchi ricordi prima di parlare di Lecce Pescara. Cosa ricordi di questo giocatore? Non mi dire solo il gol di Roma, perché è limitativo. Toto è stato 5 anni a Pescara e ci ha fatto vedere grandi cose, no? A parte il fatto che io sono arrabbiato con lui perché mi ha dato dell'indisciplinato, non era assolutamente colpa mia, perché io sono anche in collegamento con Rete 4 qua per seguire il programma di Porro, che è diventato interessante, quindi. Ciao Totò! Ciao Daniele, come stai? Tanto tu ormai sei volentone, non sei mai un terrone come noi, quindi. Mai, non mi avranno mai. No, cosa mi ricordi Totò? Mi ricordo di questa sua straordinaria capacità di aggredire la fascia, di andare con questa bellissima falcata, di mettere cross tanti, belli, buoni. Io un terzino con questo piede, con quella gamba, insomma, ne ho visti francamente poche. Lo dico non perché adesso Totò è qui con noi, però insomma è chiaro, bei momenti, bei ricordi, e poi soprattutto con Totò sono rimasto in contatto in questi anni, mi ha raccontato delle sue esperienze con il calcio africano, quindi insomma è andato a fare esperienze in un calcio da noi tutti o da noi molti non conosciuto così bene. E lui ha tre scudetti, hai vinto o mi sbaglio? Beh, aspetta, almeno non mi togliere quello che mi è di diritto, ho vinto 4 scudetti e una supercoppa. Ecco, allora correggimi, dei campionati livoriani, io parlo da allenatore,
Da allenatore. Quattro sono, scusami, io ne ho vinti tre. Ne ho vinti tre consecutivi con l'Africa Sport, esatto. uno col Segue Sport ho vinto anche la Supercoppa. Coppa d'Africa. Benissimo, allora ti chiedo scusa per l'ultimo scudetto. Sto scherzando. Andrea, 2-2 Milan-Roma. Il pareggio di Veretout sul rigore. Bene. La domanda che credo Totò abbiano fatto mille volte, ma perché insomma in Italia non si è riuscito a trovare una strada come allenatore? No, ma Daniele, questa è l'ennesima volta, non l'ennesima, la millesima volta che rispondo a questa domanda giustamente fatta da te Allora, io ho smesso di lavorare con i procuratori dal momento che sono arrivato a Pescara. Perché io sono venuto a Pescara contro il favore del mio procuratore all'epoca e io sono una persona molto decisionale, cioè per me Pescara rappresentava un trampolino di rilancio, rappresentava per me la situazione ideale per poter ripartire rimettendosi in gioco, e da quel momento praticamente io ho interrotto la collaborazione con il mio ex procuratore, l'ultimo che ho avuto nella mia carriera, e poi non sono stato mai più agganciato a dei procuratori negli anni a venire. E quindi io credo che, come tu me lo insegni e come anche gli ospiti di Enrico me lo possono insegnare, oggi sono determinanti i dirigenti, i procuratori, gli intermediari, ormai come avete pure detto voi, non è più neanche l'allenatore che si sceglie i giocatori, ma se si trova ad allenare un gruppo di 25, 26, 27 calciatori che magari lui, l'allenatore, non sceglie e va avanti. Quindi è una mia colpa, non sto lì ad imputare delle colpe particolari a qualcuno, è una mia colpa perché oggi credo che il calcio moderno è indirizzato sotto questo punto di vista, cioè se sei attaccato a dei carri importanti che possono essere quelli dei procuratori agganciati ad alcuni dirigenti e quant'altro, lavori, altrimenti sei fuori. Cioè, quindi credo che sia questa la causa, ecco, non mi so dare altre spiegazioni. È per questo motivo che stai per ripartire, no, Totò? Sì, sarei dovuto partire mercoledì, ma purtroppo non sono riusciti dal Madagascar a trovarmi un posto sul volo da Parigi per mercoledì, e adesso stanno provando se mi ritrovano un posto nel volo che ci sarà venerdì. Cioè, dove vai ad allenare? Vado ad allenare una squadra di club che si chiama Fossa Junior in Madagascar. Uh-huh. È una squadra fatta da dirigenti europei, il presidente è un olandese, il direttore generale è un francese, il vicepresidente è un francese, cioè è una squadra sì del Madagascar ma gestita da persone europee. Bene. Allora, ti faccio parlare anche con gli altri amici, poi ci dirai che clima c'è a Lecce, perché Lecce è metà anche del tuo cuore, l'altra metà è di Pescara, quindi per te sarà una partita un po' particolare. Allora, Totò De Leonardis con Totò Nobili, due Totò. Ciao, siamo già salutati nell'attesa. Sì. No, niente, intanto mi fa piacere rivederti e sapere appunto che nonostante l'assenza di procuratori hai fatto la tua carriera, perché hai perfettamente ragione, il grande male di questo calcio è proprio quello. E sono contento per te comunque, hai trovato questa serenità fuori dall'Italia. Io voglio chiedere, guarda, tu hai avuto un ruolo importante nel quel Pescara della promozione, ti voglio chiedere quale deve essere il ruolo di un giocatore d'esperienza e spesso anche un giocatore di maggiore qualità all'interno di uno spogliatoio perché lo possa far crescere. Guarda, se devo parlare dell'esperienza mia personale, è rapportata a quella che è oggi la situazione magari nel Pescara, perché io
lo sapete, per me Pescara è casa mia, tu mi hai detto al 50%, ma io sono molto più attento alle sorti del Pescara che non... in parte anche sulle sorti del Lecce. E onestamente ti dico che la situazione attuale, anche ascoltando i vostri dibattiti avuti precedentemente, perché ero interessato a conoscere il pensiero un pochettino di tutti, in parte li ho trovati giustificati e giustificabili, in altri onestamente no. In altri onestamente no, e vi esprimo il mio pensiero in pochi secondi. Allora, il Pescara giustamente, come ho sentito dire, è stato un cantiere in corso e ha cambiato tantissimo da quello che era l'anno scorso a quello che è quest'anno. Sta mancando in alcune situazioni importanti di giocatori di spessore, ma soprattutto secondo me dovute a delle condizioni. Non mi sento manco minimamente di contestare o di dubitare sulle qualità e sulle capacità di Massimo, nella maniera più assoluta, anche perché io credo che essendo anche lui uno del posto ci tenga più alle sorti del club che magari ad altri allenatori che potrebbero venire da fuori. Non condivido l'esternazione che ha avuto in conferenza stampa, perché probabilmente conoscendomi e conoscendo il Pescara della mia era, in quelle situazioni io l'avrei fatta dopo partita nello spogliatoio, ci saremmo fatti una grande scazzottata e sarebbe finita lì, e non dare situazioni magari no, di dibattito all'esterno, perché Pescara ultimamente non sta vivendo un clima tranquillo, sereno, da parte dei tifosi nei confronti del presidente in primis, per non dire della società e di tutto quanto, quindi cioè, sono situazioni difficilmente gestibili. Però quello che dico io, in questo momento ci sono le persone preposte di un certo spessore, di una certa capacità per poter alimentare entusiasmo, coalizione, per poter affrontare questo campionato, anche se dobbiamo ricordarci che siamo ancora agli inizi. Il campionato di Serie B è lunghissimo. È snervante per certi punti di vista, quindi in questo momento si vede la classifica del Pescara a un punto, si pensa subito al peggio. Non la vedrei in questa maniera, come cioè, se io oggi dovessi fare una critica, una maggiore serenità sia l'allenatore sia un po' tutti, tutto l'ambiente, perché solo con tranquillità si possono risolvere delle problematiche. Scusami Henry, tu mi conosci, io non ho peli sulla lingua. Se il Pescara oggi si sta piangendo addosso, il Monza che ha 3 punti cosa dovrebbe fare? Sì, ovviamente noi ci focalizziamo sulla squadra nostra, se ci mettiamo a pensare pure ai problemi degli altri non riusciamo. Ma io da spettatore esterno, da spettatore esterno valuto tutta la situazione, quindi io dico vabbè, sì, Pescara la conosce, poi è una piazza bollente, è una piazza che ti porta su, ti butta giù, quindi non ti meravigliare, no, se poi nasce questa tensione. No, ma è anche vero che è una tensione che, come dicevo prima, nasce da lontano. Lo scorso anno anche è stato un campionato difficile, quindi c'è paura, capito? C'è paura. Sì, sono d'accordo con te, però io già l'anno scorso in alcuni interventi che ho avuto, come anche una decina di giorni fa, io mi sono permesso di esprimere dei giudizi a livello tecnico. Mi sono permesso di dire che il Pescara poteva tranquillamente ambire a giocarsi le prime posizioni, non certo per la promozione diretta, ma entrare nei playoff. E avevo intravisto da mercato fatto, giocatori riconfermati e quant'altro, che ci sono delle carenze a livello organico. E avevo individuato in queste situazioni assolutamente
di un acquisto di un difensore centrale, perché sì, secondo me c'è carenza in quel ruolo, come anche di un centrocampista di qualità che possa accompagnare i vari Memushai e qualche ragazzetto che è stato preso giustamente per farlo crescere nelle file del Pescara, ma anche di un attaccante, perché in questo momento il Pescara, secondo me, come è stato ben detto prima, è pieno di mezze punte ma non ha un riferimento centrale, anche se noi non avevamo nei miei anni non avevamo l'attaccante centrale di 1,90 m, ma avevamo Edi che sì, ci aiutava tantissimo, no, a far salire la squadra, e tecnicamente giocava bene. Non è che non ci sono infortunati, quindi speriamo che con le prossime gare possano essere disponibili. Ti faccio salutare da Daniele Barone perché lo dobbiamo lasciare. Daniele, cosa ti senti di chiedere a Totò? Poi ti lasciamo liberi come promesso. Daniele, scusaci per il ritardo. No, domande basta. Totò, un grandissimo augurio. Va in un paese, tra l'altro, che mi ha sempre affascinato, perché il Madagascar è un posto lontanissimo sotto tutti i punti di vista, e quindi credo di grande fascino. In bocca al lupo, Totò, un grande abbraccio, e spero che intanto tu riesca a prendere questo aereo e poi riesca a lavorare bene e a vincere ancora. Ciao Totò. Ciao, grazie Daniele. Comunque è inutile dirti che quando vuoi sei mio ospite, quindi so che a te piace ogni tanto farti le vacanze. No, senti, dimmi una cosa al volo: il Lecce recupera Mancosu? L'ha già recuperato questa settimana, perché l'ha fatto giocare uno spezzone di partita, quindi credo che lo recupererà per la partita. È molto importante per il Lecce. Sì, ma tieni presente che c'ha fuori anche Pettinari, che è anche un'altra potenza importante per l'attacco del Lecce. Falco è mezzo servizio, gioca o non gioca. Sai, il Lecce è un organico che francamente fa paura, e che domenica, cioè l'ultima partita col Cosenza, non meritava il pareggio, doveva non vincere, stravincere. Però purtroppo in questo momento ha una carenza di realizzazioni che non ha la classifica, secondo me, bugiarda del Lecce. Ecco, la classifica del Lecce, secondo me, è bugiarda, meriterebbe molto di più. Daniele, grazie. In collegamento grazie da Milano, ringraziamo Daniele Barone, un abbraccio. Ciao Daniele, ciao. Allora, invece chiudiamo con Totò Nobili, con il saluto degli altri amici. Francesco, di Francesco velocemente, perché siamo proprio già in ritardo. Francesco. Velocissimo, Totò, ben rivisto. Il calcio africano, ciao, ha fatto passi da giganti negli ultimi anni verso il resto del mondo. A che punto è, secondo te, la fase di avvicinamento a livello generale con il calcio europeo? Guarda, secondo me il calcio africano in questo momento dovrebbe essere visto con un occhio, diciamo, particolare da noi occidentali. E secondo me, questa è la mia impressione, ma lo posso dire apertamente, io spesse volte con Corvino, con Marino, con persone che a me vicine, spesso e volentieri ho detto: investite in Africa, perché per me sarà il futuro. Cioè, a un livello tecnico veramente elevato, ma deve essere disciplinato sotto un aspetto di collettività e di squadra. E io a questi amici ho sempre detto: investite di più nei paesi, soprattutto sudsahariani, come può essere la Costa d'Avorio, come può essere il Senegal, come può essere il Mali, come possono essere questi paesi dove in questo momento hanno veramente uno sviluppo calcistico importante. Ci sono dei talenti veramente fortissimi, ma vanno educati calcisticamente con una mentalità più occidentale che africana, perché individualmente sono fortissimi, ma soffrono tanto il gioco di squadra, soffrono il collettivo, ecco, l'educazione calcistica, io la chiamo educazione calcistica. Se ci sono dei club europei che veramente attenzioneranno bene questi paesi, secondo me avranno veramente tanto da guadagnare e nulla da perdere.
Intanto Andrea Costantini ci aggiorna sul risultato Milan-Roma, 3-3 tra Milan e Roma, Ibrahimovic sul rigore per il terzo vantaggio del Milan, pari di Kumbulla. Allora Paolo, i due Paolo, Sinibaldi e Renzetti, e poi chiudiamo con Riccardo per l'ultima riflessione con Toto Nobile. Domande flash, risposte flash, vai Paolo Sinibaldi. Sì, ciao, ciao Totò, ma ciao Paolo. Ciao Totò, le domande sarebbero tantissime, però io voglio chiederti una curiosità che magari interesserà anche chi ci sta seguendo da casa. Di quel glorioso Pescara che non c'è più e oggi ci fa soffrire in fondo alla classifica, con quali dei tuoi ex colleghi o allenatori ti senti ancora? No, allenatori pochi per il semplice motivo che con qualcuno mi sono lasciato anche male, però con la persona che ho sempre apprezzato, stimato e ritenuto un amico più che un allenatore è Giovanni Galeone. Poi con gli altri poco e niente, con i compagni di squadra onestamente un po' con tutti, anche oggi mi portano la massima reverenza, cioè se io parlo, per farti un esempio, parlo con De Santis, lui mi chiama capità, parlo con Margiotta, lui mi chiama capità. Con Ricky Massara dopo il derby l'ho chiamato per congratularmi con lui, perché dopo tante critiche stava avendo il giusto successo di questa squadra che nessuno ci credeva, intanto in testa alla classifica, e quindi mi parla sempre con molta riverenza. Con Max mi sono sentito del suo compleanno, Max Allegri ovviamente. Vabbè, con i Terraceni, con Andrea mi sento spesso, siamo stati anche in collegamento a Pescara insieme, sì. Quindi cioè, voglio dire, non, abbiamo mantenuto un buon rapporto quasi con tutti, con qualcuno purtroppo ci siamo allontanati, non si può andare d'accordo con tutti, si può ovviamente, cioè voglio dire. Paolo Renzetti. Sì, ciao Totò, buonasera. Una domanda a uno che è stato un giocatore, che è stato un beniamino dei tifosi del Pescara. In questo momento così difficile, anche se sono passate 5 giornate, cosa ti senti di dire ai tifosi del Pescara che purtroppo non possono neanche andare allo stadio per incoraggiare la squadra, anche alla luce di quello striscione che è stato messo questa sera nei pressi dello stadio? C'è scoramento, c'è sicuramente preoccupazione. Tu cosa ti senti di dire ai tifosi? No, ma guardate, allora io ai tifosi del Pescara non mi sentirei di dire che sono stato un beniamino, perché io le testimonianze di affetto e quant'altro, cioè, le ricevo anche oggi da ragazzi che probabilmente quando io giocavo a Pescara avevano sì e no 5-6 anni. Quindi, e poi la piazza era ancora più bollente di adesso. All'epoca è inutile dire che c'era un tifo un pochettino particolare. Cioè, però al di là di quello io mi sento di dire, ma non ai tifosi del Pescara, io partirei dalla società del Pescara per finire ai tifosi del Pescara. Cercate di essere un attimino più sereni, tranquilli, parlare chiaramente, perché le persone quando si sentono dire le cose chiare, nette, sincere, io credo che ci si apra proprio un dialogo, certo, viscerale tra i tifosi e la società, che porterebbe questo ad avere maggiore tranquillità, maggiore serenità. Le cose si affronterebbero con molta più calma e più serenità. Io ritengo che si debba affrontare la situazione da uomini veri. È inutile dire le mezze parole, le mezze frasi. Ultimamente leggo e ascolto la società in vendita e quant'altro. Questo è ovvio che porta ancora molti più spauracchi, ma molte più dubbi, situazioni non chiare. Quindi è normale che il tifoso che è legato alla squadra, cioè, è ovvio che alimenti un animo diciamo non sereno.
Non serve alla causa. Io inviterei un pochettino tutti alla calma, perché secondo me il Pescara ha le carte in regola per poter tranquillamente uscirsene da là sotto, e ripeto, la classifica non c'è proprio da considerarla in questo momento. E sicuramente il Pescara, con l'aiuto di tutti, ne uscirà fuori e sarà una protagonista di questo campionato. Ti faccio salutare per ultimo da Riccardo Clinco, un milanese che tifa Inter e ti ricorda quando indossavi la maglia nerazzurra. Riccardo. Assolutamente sì, lo ricordo molto bene. Però Riccardo, non mi ricordare l'episodio del calcio di rigore in Inter-Roma, perché ormai sono stanco di questo episodio, te lo dico subito. Allora cambio domanda, ma mi ricordo male? Ah, già sei una volta lanciasti la palla nei popolari in un Inter alla Nerossi Vicenza. Io me lo ricordo, l'unica volta che vidi un giocatore rinviare una palla e mandarla nei popolari. È vero o no, Totò? Perché sai, Riccardo, ti dico la verità, Riccardo, mi stai trovando impreparato, la memoria non mi accompagna. Non è un episodio normale, l'avresti ricordato. Se me lo dici sarà stato così, volevo fare una domanda più seria, ne approfitto. Quanti anni mancano per colmare il gap di differenza tra il calcio africano e quello sudamericano? No, pensavo quanti anni mancano alla pensione, no, vabbè. Guarda, la domanda è molto pertinente. Tra il sudamericano e l'africano manca semplicemente un discorso molto importante, l'attenzione da parte di noi europei. Noi siamo molto attenzionati al calcio sudamericano, molto meno a quello africano, però poi stranamente scopriamo i talenti africani. Cioè, è una cosa veramente assurda questa, e mi riallaccio al discorso di prima. Secondo me le più grosse società europee dovrebbero investire di più sul calcio africano per avere talenti sicuramente a volte migliori di quelli che potrebbero essere dei talenti sudafricani, sudamericani. Grazie a te, ci mancherebbe altro. Totò, allora come finisce Lecce Pescara? No, vabbè, non mi dare una coltellata pure te. Cioè, non mi dare una coltellata pure te, dai. Cioè, guarda, io ti dico la verità, il Pescara è una gran bella squadra. È ancora un pochettino deficitaria nelle situazioni difensive. Ancora non hanno trovato la quadratura, diciamo. Però mai dire mai, dai. Mai dire mai, no. Cioè, ma sai, io vorrei spezzare anche, come l'ho criticato, vorrei spezzare anche una lancia a favore di Massimo. Cioè, può anche darsi che quell'esternazione che ha avuto a pubblica possa toccare nell'orgoglio a alcune persone che in questo momento potrebbero dare una mano. Speriamo, alle sorti del Pescara. Quindi, se il Pescara scende col piglio giusto, cerca di mettere in difficoltà il Lecce, credo che ci possa riuscire, perché ripeto, il Lecce in questo momento nella fase difensiva non ha trovato ancora la quadratura del cerchio. In fase di impostazione è una squadra che fa paura, perché ha un organico veramente importante. Certo. Allora Totò, chiudiamo con una promessa: adesso tu parti, fai questa esperienza, speriamo bene, e tornerai vincente, tornerai a festeggiare qui a Pescara con noi, va bene? Ma tu lo sai che io non perdo mai occasione che appena posso vengo a Pescara, quindi cioè. Fai questa bella esperienza, noi ti mandiamo un abbraccio davvero affettuoso da questo studio e da tutti gli amici con i quali hai parlato, e veramente ti auguriamo di vincere ancora, perché tu sei sempre stato un vincente. Grazie ancora, Totò. Grazie di cuore. Un saluto e un abbraccio a tutti. Ciao Totò. Grazie. Ciao. Andrea, possiamo chiudere il risultato di Milan-Roma? Guarda, si sta ancora giocando perché il recupero si è prolungato e siamo sempre sul 3-3. Mentre in Serie C, sì. Bari-Catania, 8 minuti dalla fine, siamo sul 3-1, terzo gol del Bari con Montalto. Va bene, allora ringrazio come finale sempre, a Milano 3-3. Finale a Milano 3-3. Allora, ho già ringraziato Daniele Barone e Totò Nobile, ringrazio ovviamente Francesco Di Francesco, Totò De Leonardis, Paolo Renzetti, Paolo Sinibaldi, Riccardo Clinco. Se c'è un po' di polemica, un po' di tensione, vuol dire che tutti teniamo ovviamente a questa squadra. Grazie ancora, grazie a Maurizio Dagui in regia. Lunedì prossimo, diretta stadio per Lecce Pescara. Grazie per averci scelto.